Isola, Lucas Casella abbandona i reality. L'ipnosi all'ex Steffina. Nonostante si sia rifiutato di abbandonare l'isola, il sensitivo e mago cancelletto Lucas Casella si è visto costretto a lasciare il reality honduregno, per rispettare le disposizioni del responso medico giunto a seguito della contusione subita dall'ormai ex naufrago alle costole. Lucas è il protagonista indiscusso della quinta puntata. Una delle notizie di TV e gossip più divulgate nelle ultime ore vede il sensitivo e mago Lucas Casella abbandonare il reality show Made in Honduras, condotto da Alessia Marcuzzi con la collaborazione speciale degli opinionisti televisivi Daniele Bossari e Mara Venniet e l'inviato Stefano De Martino. A poche ore dallo start della messa in onda della quinta puntata dell'Isola 13, è spopolata online la notizia secondo la quale il simpaticissimo Lucas Casella potrebbe ritornare in quel di Honduras, al gioco più spiato dagli italiani, solo dopo aver effettuato degli accertamenti clinici da effettuarsi in Italia. L'illusionista testa l'ipnosi su Francesca Cipriani, la naufraga si butta da un elicottero. Nel corso del quinto appuntamento televisivo, l'illusionista Casella ha letteralmente incantato i telespettatori di Canale 5, compiendo un'ipnosi alla naufraga cancelletto Francesca Cipriani, il cui effetto ha sospinto quest'ultima a gettarsi da un elicottero nel mare dell'Honduras. Ebbene sì, non è uno scherzo ed è accaduto sul serio. Sotto l'effetto dell'ipnosi compiuta dall'illusionista Lucas, la giunonica Francesca non ha esitato a tuffarsi in mare aperto, senza avere paura, video. Recentemente, Lucas ha dichiarato ai microfoni dell'isola che avrebbe voluto compiere un esperimento, sfruttando la sua permanenza nel gioco honduregno, ovvero quello di testare la sua ipnosi sul pubblico spettatore in Italia del reality show, Via Etere. Ma, in occasione della quinta diretta del reality, Alessia Marcuzzi ha comunicato a Casella che sarebbe dovuto tornare in Italia per effettuare ulteriori accertamenti circa le sue attuali condizioni di salute generale, a seguito di una contusione riscontrata a livello delle costole dal naufrago. Lucas, nel corso della diretta, ha fatto appello ai suoi medici, dicendosi desideroso di restare in Honduras, video. E affermando di non avere intenzione di ritornare al tran tran della vita reale. Per ricevere le principali news di TV e gossip, basta continuare a seguirci sul portale web ufficiale DL Cancelletto Isola dei Famosi 2018.